Le parole e la musica di Roberto Vecchioni incantano Roseto degli Abruzzi in un concerto storico che ha riempito Piazza Ponno e gran parte del lungomare della città. In tantissimi hanno partecipato all'evento clou dell'estate rosetana, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con DM Produzioni, Palumbo Eventi e con il supporto dell'Associazione Musica e Promozione Live. Lo spettacolo di canti e monologhi del noto cantautore, che porta nella Città delle Rose una tappa del suo tour tra il silenzio e il tuono, rappresenta la ciliegina sulla torta del ricco calendario delle manifestazioni organizzate dal Comune di Roseto. Il concerto si è aperto con i saluti del sindaco Mario Nugnes, che ha voluto donare al professore, a nome di tutta la città, una rosa d'argento, simbolo di Roseto degli Abruzzi. È un'emozione grandissima, il professore è una persona speciale. I pochi minuti trascorsi insieme hanno già dimostrato come Roseto sta per entrare nella storia, davvero. Sì, diciamo che è una festa, quella del Ferragosto, dell'Assunta, che è la patrona della nostra città, che sta dando delle emozioni importanti. Domani ovviamente si concluderà con lo sparo di mezzanotte, i fuochi pirotecnici, ma anche la tribute band di Cesare Cremonini, ma oggi c'è il professor Vecchioni, non possiamo non essere così emozionati e grati, perché la città è in qualche modo oggi onorata di riceverlo, di onorarlo e di dargli la giusta onorificenza. Gli consegnerò la rosa d'argento sul palco. Ad arricchire un'esibizione di altissimo livello, una piccola grande sorpresa: il duetto di Vecchioni con il cantante rosetano Gianluca Ginoble, che prima di esibirsi ha letto al professore una lettera di ringraziamento per tutti gli insegnamenti che ha portato nella sua vita. Io credo che Roberto Vecchioni, come tantissimi artisti, ci ricordano di quanto sia importante davvero praticare la gentilezza e anche ascoltare un tipo di musica con una certa sensibilità, con un occhio anche che... Anche di un'emotività che colpisce fino al profondo dell'animo, perché è importante anche far scoprire anche alle nuove generazioni che ci sono stati dei cantautori che per me sono stati dei maestri silenziosi, che mi hanno insegnato anche cosa sono i sentimenti, perché cantano la bellezza della poesia con una musica che veramente ci colpisce nel profondo dell'anima. E poi ci unisce proprio perché per me è stato importante condividere il palco con un artista che mi ha accompagnato durante tutta la mia adolescenza, quando con mio padre ascoltavo le sue canzoni nei nostri lunghi viaggi in macchina. E anche ogni tanto prendevo una stella e illuminavo uno sputo di cielo e potevo finalmente vederla la vita, vederla davvero. Oh.